Buongiorno, buongiorno e bentornati ad una nuova puntata di A Casa in Forma, il programma di cucina targato 264. Oggi una puntata scoppiettante, buonissima, andiamo di dolce, ci andremo a collegare con la nostra ormai amica food blogger Federica Ferrata, che trovate su Instagram come La Cucina di Fefè. Andremo a preparare una bella ricettina dolce. Intanto, faccio un po' di confusione qua con le mele, queste fanno solo colore oggi, perché mi sono visto tutto grigio, cucina grigia, camicia grigia, ho detto facciamo un po' di colore. Vi voglio far vedere gli ingredienti di oggi. Spostiamoci da questa parte. Guardate un po'. Abbiamo una ricotta freschissima. Poi abbiamo qui, in questo barattolo, c'è dello zucchero di canna. Un liquore. Lievito, zucchero, farina, un uovo. Solo uova, zucchero, farina. Ma ricordate questa? E poi abbiamo qua anche delle arance biologiche. Ma intanto andiamo in regia. Vediamo chi c'è oggi. Federico! Buongiorno Manuel. Buongiorno Federico, come stai? Tutto bene. Oggi andiamo da Federico a Federica. Sì, è vero. Senti, hai capito più o meno quello che facciamo oggi? No, sinceramente no. Ho fatto un po' di confusione. Prima sinceramente sono non ho mele. Capito. Che ci facciamo con le arance? Uova, zucchero, farina senza un grammo di grassi in più? Ma con le arance che ci facciamo, scusa? Quelle ci serviranno. Perché? Queste sono delle arance che vengono direttamente dalla Sicilia. Poi capirai perché. Intanto però, prima ancora di andare dalla nostra ospite, io direi partiamo con la nostra torta, andiamo a fare gli auguri, perché oggi andiamo a fare gli auguri a Massimo, che compie gli anni. Massimo, tanti auguri da parte di tutti noi, da tutta la redazione, buon compleanno, divertiti, festeggiati, passa una bellissima giornata, eccola qua. Io questa foto la adoro, perché questa è la mia torta preferita. Quando mi dite compleanno, torta, per me è questa: panna, cioccolato, crema, candeline colorate, questa è la torta che piace a me. Non lo so, queste torte troppo elaborate, paste di zucchero, no, questa è la torta che piace. Detto questo, ancora auguri al nostro Massimo. Io direi, siccome qui la ricetta è bella lunghetta, dobbiamo fare dei bei passaggi e soprattutto, A Casa in Forma io ci provo sul serio, ma ci riesco, me ne vado subito dalla mia ospite che mi sta aspettando nella sua cucina, Federica Ferrata. Federica? Manuel! Eccoci qua! Buongiorno! Ci siamo chiamati bene. come due comari dal balcone. Vero! Però è bello pure quello. Eccomi qua! È bello. Tu ce l'hai le vicine di casa? Cioè, nel senso, hai vicini... C'è questo rapporto di chiamarsi da finestra a balcone? Sì, no, diciamo non è da finestra a balcone, è da porta a porta, però carino, sì, ce li ho. Da porta a porta, bene. Cara Federica, oggi mi fai cucinare. E non vedo l'ora. E non vedi l'ora, che prepariamo? Allora, prepareremo delle castagnole, visto che ci avviciniamo al carnevale. Ci sta. E sono proprio il dolcetto tipico del carnevale, soprattutto nel centro Italia. Mm-hmm. E faremo due versioni. Io le cucinerò al forno, visto che è in linea col mio blog, e tu invece le farai fritte. Va bene, io le friggerò, ho già preparato qui una pentola con l'olio. Benissimo, allora, castagnole, questo dolce tipico di carnevale che tanto ci piace, che poi noi faremo con una versione che io in realtà non conoscevo, perché ci sarà la ricotta, giusto? Sì, esattamente. La ricotta a che cosa servirà? La metteremo nell'impasto oppure sarà una farcitura? Certo. Nell'impasto? No, la metteremo nell'impasto, saranno più morbide, saranno... Bene. Proprio si scioglieranno in bocca, soprattutto quando le farai fritte. No, perché poi vedi, uno dice sempre, ecco, che ne so, le castagnole, però in realtà ci sono tante versioni. Cioè, ecco la tua con la ricotta, senza, quelle ripiene, insomma, davvero di tutto e di più. Poi in questo periodo ci vogliamo divertire e ne prepareremo quante più possibile. Detto questo, facciamo così, io direi che sono pronto. Sì. A casa armatevi di carta e penna. Anch'io.
allacciatevi forte il grembiule perché stiamo per partire con le castagnole di oggi. Allora, grafica della ricetta, vediamo pure di che cosa abbiamo bisogno per fare queste castagnole, che potete fare sia fritte su al forno. Questi sono, diciamo, sono gli ingredienti base, poi starà a voi scegliere quale cottura preferite, sia per fattore di gusto, sia perché no, per strizzare l'occhio alla linea. 300 g di farina 00, 150 g di ricotta fresca, 180 g di zucchero di canna, un bell'uovo e poi ancora 2 cucchiai di succo d'arancia o una fiala di aroma d'arancia, un cucchiaino colmo di liquore, una scorza di arancia non trattata, mezza bustina di lievito per dolci e un pizzico di sale. Le arance che noi abbiamo oggi le abbiamo scelte chiaramente non trattate, biologiche e direttamente dalla Sicilia. Del resto la nostra ospite chiaramente non è che potevamo fare diversamente. Federica, brava, hai ecco. Fatto bene, bravissimo. Io pure ce li ho della campagna dello zio, quindi più biologiche di così si muore. Senti, ma che bella testa di moro che vedo sul tavolo. Questo è il simbolo nostro, a casa nostra ne abbiamo diversi, questo è proprio il simbolo della Sicilia. Sì, il simbolo per... uno dei simboli, è vero, che tra l'altro adesso vanno tanto di moda proprio, lo sai, stanno spopolando in tutte le case. Sì. Io mi ricordo qualche anno. Questi li producono nella zona di Caltagirone, fanno proprio le ceramiche, sì. Sono stupendi. Federica, partiamo, dai, che facciamo? Partiamo. Allora, visto che diciamo sempre che noi abbiamo già fatto sgocciolare la ricotta, almeno deve sgocciolare parecchio, io già dalla sera prima ho pensato, perché deve perdere tutto il siero, quindi tutto questa è la cosa fondamentale. Una volta abbiamo fatto questo procedimento, possiamo metterla nella nostra ciotola, la lavoreremo con l'uovo e lo zucchero. Ok, quindi la prima cosa che facciamo è partire dalla ricotta. Io intanto sapete che faccio? Faccio come quando ero bambino, mi tiro sulle maniche, almeno non mi sporco, quindi salviamo l'orologio. Quando ero piccolo mi tiravo sempre sulle maniche, ma qualunque cosa dovessi fare, mia madre mi diceva non si fanno questo gesto, magari dovevo colorare, dovevo fare, no? Avevo questo vizio. E fatto pure io, veramente. Non lo so se l'ho tolto, però facevo sempre... mia madre, non si fa! Allora, arrivo! Speriamo sia uscita. Dice che la critico sempre. Allora, ricotta, tutta bella sgocciolata. Quindi la prima cosa la ricotta, va bene. Sì, metteremo anche l'uovo e lo zucchero. Ok. Ricotta. Ok. La ricotta l'ho messa. Poi vado con l'uovo. Sì. Uovo intero. Sì. Questi tre ingredienti insieme li lavoreremo a crema. Va bene. Un uovo. Ok, lo puoi fare sia con una frusta a mano, sia con un cucchiaio. Giustamente. Allora, lo zucchero di canna 80 grammi, eccolo qui, l'ho pesato prima. Voilà. Quello che non ci serve lo togliamo. Bravo. E vado, chissà se con il cucchiaio o con la frusta a mano. Cucchiaio? Vado con la frusta a mano, va bene anche la frusta a mano. Ok. Sì. E vado a mescolare per bene. Sì. Benissimo, bello il colore dello zucchero di canna perché lo rende molto ambrato. Molto, sì, a me piace molto di più del semolato, ma il semolato non anche lo uso più. Pensa che qualche puntata... Uso anche lo zucchero integrale io, che però quello lì è particolare, se non scegli la marca giusta può anche cambiare il sapore alle cose. È vero, sullo zucchero integrale bisogna fare attenzione. Sì. C'è proprio quello grezzo. Sì, poi... all'epoca me lo consigliò anche il medico di usarlo e da allora in effetti lo uso spesso, però ormai una sola marca perché le altre che ho provato non mi sono trovata bene. Sì, che poi tra l'altro va benissimo quando dobbiamo caramellare, perché qualche puntata fa abbiamo fatto la tarta tenna e l'ospite mi fece usare proprio lo zucchero di canna perché mi disse cioè, così la rende ancora più caramellata. Bene. Io chiedo scusa, allora, Federica, scusa, ma che consistenza ha la tua rispetto a quella di Manuel? Uguale. Non so se è la stessa cosa. Deve venire una roba. Mi sembra un pochino... Deve venire
Così? Questa è la mia. Devi venire una crema. Io non vedo benissimo da distanza. Meglio, Federica. No, fai vedere la tua, no, Federica. È una crema, deve venire una crema perché è l'uovo che gli ha, certo, dato un po' questa consistenza. Più o meno, dai, ci siamo. Più o meno, sembra, più o meno. Sì, sembra più o meno. Dai, poverino, diamogli fiducia. Sì, sì, eh. Yeah, da che roba. La voglia. Quanta fiducia, allora, gli sto dando che mangio le cose che cucina. Ma infatti. Allora proprio bravo. Dai. Allora aggiungiamo un pizzico, proprio un pizzico di sale per dare sapidità, e le scorze, la scorza di arancia, Subito. Allora, pizzico di sale, proprio appena. Sì, però il sale giusto non per si dare un po' di sapidità. I grandi chef fanno così. Io voglio fare come. Sì, facciamo il pizzichino, ecco. Sì. E poi la buccia di un'arancia non trattata. Sì. Buono, adesso si sentirà tutto un buon profumo agrumato delle arance di Sicilia. Sì, allora, questo, il buono di questi dolci è proprio questo, dare poi anche questa aroma un po' agrumata, no? Mm-hmm. Che fa un po' la differenza, perché proprio si sprigionerà nell'impasto quando poi cucineremo. Si sente già, Si sente il rumore della grattugia? Sì, sì. Mi piacciono tanto i rumori. Sono arance buone, le arance buone sono così, sono profumate. Sì, profumatissime, veramente. Io mi ricordo quando ero piccolo le facevo anche essiccare nel periodo di Natale, perché poi ci facevamo tutti i lavoretti a scuola. E c'era questo profumo buonissimo per tutta casa. Poi ho macchiato i termosifoni di mia madre non me l'ha più fatto fare, però vabbè, quello è un altro discorso. Bene, a posto. Allora, adesso dobbiamo poi alternare la farina e il lievito setacciati. Ok. Mezza bustina, quindi circa 8 grammi. Sì, mezza bustina, ok. Sì, mezza bustina, e la metteremo nella farina direttamente. Mm-hmm. Bene, prendiamo il mio setaccino. Lo sto trovando. Il setaccino. Allora, diamo un attimo qua un'altra mescolata. Con la buccia di arance che abbiamo fatto. Mi tocca prendere l'altro perché ce l'ho impegnato, quello più piccolino. Ok. Va bene lo stesso. Ne metto un'altra pochina perché a me piace. Poi la stessa arancia la lasciamo, perché o potete utilizzare un aroma al gusto arancia, oppure va bene anche lo stesso succo dell'arancia, giusto Federica? Sì, esatto. Io consiglio sempre il succo dell'arancia perché ovvio che non è la stessa cosa l'aroma. Sì. Però la fiala di aroma non è naturale come il succo di arancia, quindi io la consiglio, ecco. Allora, aggiungiamo poco alla volta la farina. Ok. Vado, 300 grammi di farina abbiamo detto. Poco alla volta, e aggiungeremo anche il succo dell'arancia, quindi 2 cucchiai di succo. Vado di farina arancia e lievito allora, insieme. Sì. Un po' e un po'. Ok, poi do una mescolatina. Sì. E proseguo ancora. Alterna così con il succo di arancia, quindi mettiamo. Adesso vado pure col succo d'arancia, sì, perché in effetti adesso l'impasto richiede un po' di liquido, devo dire, perché lo vedo. Devi mettere sempre la farina poco alla volta, Poco alla volta, sì, prendo un coltello. E taglio la mia arancia. Prendiamo la tavoletta per tagliare. Eccoci qui. Le prepari spesso le castagnole, Federica? Allora, di solito le faccio una volta l'anno, sì, se però per il periodo di carnevale, perché sono belle gettonate, immagino. Sì, abbastanza. Ok, allora. Una bella arancia, guarda, c'è questo bellissimo succo rosso. Una curiosità, oggi mentre mettevo a posto ho visto che avevo anche un colorante. Volendo si potrebbe mettere anche il colorante, se volessimo dare, non so, un tocco di colore. Sì, questo si può fare. Si può fare. Non c'è nessun motivo per questo, non lo vieta nessuno, però diciamo che meglio di no. È proprio per dare tono, no, nel senso che io non lo metterei, però okay. Si può fare, non è una cosa che si vieta, ecco. Poi okay. Ognuno può dare anche una, diciamo, un'impronta diversa, no? Un po' più colorata, questo sì. Certo. Visto che comunque è una ricetta di carnevale, perché no? Ok.
Okay, poi alla fine abbiamo anche il liquore da mettere. Sì, e ora lo metteremo. Lo mettiamo sempre in alternato. Se tu già hai messo il succo di arancia, metti poi anche quello del liquore. Sempre un cucchiaio colmo, eh? Io sto usando lo zagaro, che tra l'altro è un amaro in realtà, sì, che ha però un molto liquoroso e agrumato, perché è a base di agrumi di Sicilia, quindi mandarini e arance di Vipera ad hoc. Quindi io lo utilizzo tantissimo, più che come un amaro, proprio come un liquore, perché è veramente profumatissimo, mi piace molto. Per dolci è perfetto, quindi? Molto, io lo utilizzo veramente tanto. Bene, e poi è proprio siciliano, quindi papà. E allora si gioca in casa. Si gioca in casa. Sì. Farina allora, sempre setacciata. Mettiamo la farina e man mano che è consistente inizieremo a impastare con le mani, eh? Ok. Quindi appena vedi che hai difficoltà a mescolare con il mestolo, lo andremo a lavorare con le mani. Il liquore io ancora non l'ho messo, vado? Vai, io l'ho messo già. Ok. Vado con il liquore e continuo a mescolare. Sì. Poi appena si fa un piccolo panetto, passiamo alle mani. Sì. Benissimo. Bene. Allora, succo d'arancia, così viene anche bella agrumata. Arance super rosse ho scelto. Bravo. Così almeno facciamo anche un pieno di vitamina C con la scusa. Che non è male. Assolutamente. Poi si sentiranno anche queste scorzette, capito? Anche le scorzette, infatti. Allora, sono passato alla spatola, ma penso che a breve... No, passa direttamente alle mani, dai, sì. Inizia a impastare energicamente perché dobbiamo creare questa palletta. Tra l'altro, normalmente consiglio di farla riposare un pochettino, eh. Ok, deve riposare. Sì, io diciamo che l'ho fatta un pochettino ieri sera per averla già pronta, perché non sia mai che alla fine non vengano perché non hanno riposato sufficientemente. Io lo consiglio, eh. Meglio farle riposare. Ok. Sì. Una mezz'oretta. Una mezz'oretta può bastare. Sì. Allora. Ok, man mano che metti la farina vedrai che diventa più consistente. Sì, infatti. Però ancora, ce n'ho anche un po' da parte, me la sono lasciata, ho detto magari se serve. Sì. Ma... perché poi la dobbiamo trasferire sul piano di lavoro e quindi ti servirà ancora per continuare a impastare, fino a che dovrai avere un panetto non appiccicoso, quindi liscio, omogeneo e non appiccicoso. Va bene, okay, continua ad impastare. Io per esempio già sono pronta per portarlo, per trasferirlo sul piano di lavoro. Tu già sei pronta, io quasi. Sì. Senti, qualche consiglio per impastare, diciamo così, al meglio, movimento da fare con le mani, cose di questo tipo? Devi fare proprio un lavoro anche con le nocche, eh? Ok. Così, vedi, così. Non so se si vede bene. Vediamo. Riesci a vedere? Sì, riesco a sbirciare per bene. Per bene. Lo giri e continui a lavorarlo. E nel frattempo versi l'ultima farina, così... Ok. Io secondo me posso passare sul piano di lavoro. Allora, sì, faccio. Da quello che vedo credo proprio di sì. Faccio una spolveratina. Metto. Dai, è bello, mi fa compagnia questa cosa che la fai pure tu. È vero? Così non ti senti. Sì, è carino. Lo facciamo insieme, è più carino. E adesso vado a lavorare con le mani. Federico, allora, nel frattempo. I polsi, mi raccomando, lavora con i polsi però. Ok. Mi sembri un po' il mio personal trainer, Federica. È il mio carattere, sono un po' così io. Allora, sapete che faccio io però? Vado a scaldare un pochino l'olio, secondo me. Sì. Poco. Mi accendo la mia bella piastra, con cui all'inizio non andavamo molto d'accordo. Ma adesso ha capito che deve collaborare.
Ok. Federico nel frattempo è svenuto perché, non, perché è invidioso, capito? Sì, è vero, sono invidioso, è vero, perché io spero sempre una tua disfatta. Invece no, invece niente da fare, c'è poco da dire. Passi, a me invece, sai che cosa mi capita adesso, Federica? Da quando cucino anch'io, ho difficoltà nel ricordarmi quello che ho a casa e quello che ho al lavoro. A livello di spesa e di, anche di attrezzatura. L'altra sera ero a casa, cercavo una padella, dico, ma dove l'ho messa? Dove l'ho messa? Dico, no, non ce l'ho a casa, ma ce l'ho al lavoro. Ormai c'è questo sdoppiamento. Mi capita Hai ragione. Così. Posso capire. Olè. E la lavoriamo. Ci sei? Sì, sì, è molto rilassante, senti? Devo dire. Lo senti, questo impasto, tra l'altro, a fare questo tipo di lavoro è anche molto terapeutico. È vero. Se sei stressato, trasferisci tutte le tue energie negative sull'impasto. E uno si scarica e si ricarica. E uno si scarica, sì, sì. Poi man mano, vedi, lavorandolo, lui assorbe la farina che è rimasta. Mm-hmm. Come deve risultare? Un po' appiccicaticcio appena appena? O no, asciutto? No, non deve essere appiccicato, deve essere asciutto, deve asciutto. Essere assolutamente asciutto, sì, sì. Ok, deve essere asciutto. E allora se deve essere asciutto, eccolo qua. Voilà. Dai che ce la farai anche tu, dai. Ma sì, ecco, guarda, secondo me... Veramente, lo lavoriamo un altro pochino e poi di polso, Manu, di polso, di polso, di polso. Altri dolci tipici di che fate a Carnevale in Sicilia? Federica? Beh, anche noi facciamo le chiacchiere, una ricetta abbastanza, sì. Come dire, diffusa un po' ormai, sì, in tutta, sì, Italia. Le facciamo spesso poi con anche la glassa al cioccolato sopra, così, per non farci mancare nulla. Ma in Sicilia e anche le zeppole, facciamo le zeppole di San Giuseppe, ma già da prima le prepariamo col miele, sono fantastiche. Sì, sì. Manuel, sì. guarda Federica come lo fa, guarda, sì, che lo utilizza il polso, guardala, solo. Lo vedi? Eccomi. No, ma di polso, tu usi tutta la mano, invece lei solo il polso usa. Di guarda, polso. Sì. Sì, devi spingere dal polso, energia. Esatto, dal polso devi spingere. Dal polso. Bravo. Olè. Oh. Grande. Dai che ci siamo. Quelle sono le tecniche, dai. Sono tecniche che... Dai, che tra forse 3-4 anni mi invidi a cena. Ce la faccio. Tu dici, ma... Non è vero che poi mangi tutto. Allora... Mangerà anche queste, vedrai. Assolutamente sì, vedrai tu. Poi fa tutta scena, poi... E vede come mangia. Esatto. Immagino, gradirà. Io non parlerei prima, Manu. Federico, quando vuoi, ci fai vedere la pagina Instagram invece della nostra Federica? Così almeno la facciamo vedere a casa, perché Federica ha una bellissima pagina che si chiama La Cucina di Fefè, dove ogni giorno condivide tantissime ricette che vanno dal dolce al salato. E poi c'è una sorta di tua firma, vero, con il fiore, Federica? Sì, sì, bravo, ti ricordi, sì. Voilà. Che fiore è quello? Ricordamelo. Ma allora, io in realtà non metto un fiore nello di solito la vinca, perché richiama il colore del mio blog, però a volte, non, a seconda della stagione, non sempre ce l'ho disponibile, quindi metto qualche altro fiorellino più carino. Così carino, sì, è giusto per, come dici tu, dare anche un po' di colore. È vero. Eccolo qua, la cucina di Fefè. Pianti, sì. La cucina di Fefè. Tantissime ricette, okay. Trovate anche, ormai abbiamo già fatto più di qualche puntata insieme, sì, abbiamo fatto la pasta fillo, sì, ho visto che l'hai anche gradita. L'ho gradita perché poi l'ho rifatta io, poi un giorno mi ha chiamato mia madre che l'aveva comprata e le ho inoltrato direttamente alla nostra puntata che trovate. Sì, l'ho sentito. Se qualcuno ha qualche problema, se qualcuno ha qualche curiosità, veramente andate sul nostro canale YouTube Cusano Italia TV e trovate tutte le nostre puntate che facciamo ogni giorno, così se vi è sfuggito qualche passaggio, qualche procedimento, lo ritrovate, trovate sia la grafica con tutti gli ingredienti, ma poi anche il passaggio video, che alle volte può essere comodo da
da vedere. Allora, io direi, questo panetto dovrebbe allora, riposare un pochino, vero? Deve riposare, sì. Quanto dovrebbe Eccolo riposare? Qua, una mezz'oretta in frigo andrà benissimo. Nella pellicola trasparente? Certo, guarda qui, visto, non è appiccicoso. No, nemmeno questo. Vedi? Si vede? Sì, ecco, anche questo qui fa i buchetti, sì sì. Eccolo, okay. Eccolo qua. Vuol dire che è pronto. Vuol dire che è pronto. Allora facciamo così, io direi che noi adesso ne possiamo approfittare, eh? Complice la pubblicità, ce ne andiamo, qualche se la faccio cadere è finita. Ce ne andiamo qualche minuto di pubblicità, Federica, dopodiché torniamo da te e passiamo alla cottura, va bene? Va benissimo, ti aspetto. Ok, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le nostre castagnole. Guardate che carino, bello, qua, a riposare. Di nuovo bentornati in onda, eccoci qui, ci siamo lasciati qualche minuto fa in compagnia di Federica Ferrata con cui stiamo preparando delle deliziose castagnole. E allora, per chi si fosse collegato solo adesso, male, molto male, malissimo, ma noi vi vogliamo bene e vi facciamo rivedere la grafica della ricetta. E allora, castagnole fritto al forno, 300 g di farina 00, 150 g di ricotta fresca, 80 g di zucchero di canna, un uovo, due cucchiai di succo d'arancia, una fiala d'aroma d'arancia, un bel cucchiaio colmo di liquore, una scorza d'arancia non trattata, mezza bustina di lievito per dolci e per concludere un pizzico di sale. Questi sono tutti gli ingredienti che ci occorrono per preparare queste castagnole. Io le faccio fritte e Federica le farà al forno. Federica? Nella prima parte abbiamo lavorato l'impasto, abbiamo fatto un bel panetto. Abbiamo detto che dovrebbe riposare una mezz'oretta nel frigorifero. Io che cosa ho fatto? Ho fatto l'inganno e l'ho messa direttamente nel freezer. Eccoci qua, Federica. Allora, io sono pronto. Quindi direi che anch'io. Prendo l'impasto dal mio freezer. Eccolo qua, che è diventato, ecco, ancora più bello, consistente. Chiaramente lo dovete avvolgere nella pellicola trasparente, mi raccomando, la pellicola alimentare. Eccolo qui. Alla faccia di Federico in regia che non ci credeva. Visto? Poi... Perché le ricette sono collaudate qui. Brava, sono super studiate. Ma che ne sa lui? Ma io magari sono 15 giorni che faccio le prove delle castagnole. Federica, ecco il panetto, sì. Bello freddo. Mamma allora, mia che profumo. Dobbiamo fare le nostre palline, eh? Sì. Hai visto che profumo che fa? È buonissimo. Ce l'ho pure allora, io quell'attrezzo. Ce l'ho pure io, eccolo qua. Eccolo. Vai. Il tarocco. Allora, come si fa con gli gnocchi? Prenderai una strisciolina di questo impasto, ok, e lo inizierai a, diciamo, a creare un cilindro con le mani. Ok. Ovviamente dovranno essere più grandi degli gnocchi, degli gnocchi, esatto, certo. Perché comunque devono essere almeno ciascuno di circa 12 grammi, quindi se uno si vuole regolare sì. con la bilancina, li va pesando e così si rende conto se li fa più o meno della stessa dimensione. Poi se sono 11 grammi o 13 grammi non è che sì. succede niente. L'importante è che non vanno oltre, perché poi sennò vengono o troppo piccoli o troppo grossi e non va bene. Ok, e vado avanti con no, vado avanti ancora così a lavorarlo. Sì, l'importante è fare un cilindro, guarda. Va così. Bene. Ok. Ok, già va benissimo così. Ok. Non deve essere né troppo sottile né troppo grosso, quindi bene. Una media dimensione. E vai tagliando il gnocchetto. Ti regolerai il primo quanto pesa, io guarda un po', cioè non lo è che lo voglio dire, però... No vabbè, lei è precisissima, prendo la bilancia pure io, scusate, prendo la bilancia pure io, tu sei stata super precisa, immagino. 10 grammi, precisi. Io voglio andare ad occhio. Andiamo. Vai ad occhio. 12 grammi, è incredibile. Ormai c'ho l'occhio clinico. Immagino. Dai, questo l'ho fatto un po' più grande. Comunque, più o meno 12 grammi, eh? Ok. Più o meno 12 grammi. Benissimo. Perfetto. Dopodiché si vanno un pochino appallottolando direttamente sul piano di lavoro. Mm-hmm. Così già gli dai una forma sferica, eh? Sì. E poi... un attimino sul palmo della mano e sono pronti. Ecco qua. Io li disporrò su, ovviamente è una teglia rivestita con carta da forno, ho già acceso il forno a 180 gradi. Ok, se le facciamo in forno quindi 180 gradi per quanti minuti?
E faremo una decina di minuti, 10-11 minuti, non di più. La cosa che devo specificare quando si cucinano al forno, a differenza di quelli fritti, è il fatto che spesso posso ingannare, la cottura può ingannare, perché resteranno molto chiari. In realtà si cucineranno di più sotto, quindi non ci facciamo ingannare dal fatto che restano chiari, perché in realtà già dopo 10-11 minuti in teoria sono pronti. Ok, non vi fate ingannare quindi dalla cottura, mi raccomando. Vado avanti col salsicciotto io. Bravo, bravissimo. Voilà. Come vedi sono facilissimi da fare. Ma infatti alla è anche divertente. Come fare gli gnocchi. È vero, ricorda un po' gli gnocchi. Uno li può fare anche con i propri bambini. Loro si divertono a stare lì ad appallottolare. Si possono fare anche con Federico in regia, secondo me, guarda. Esatto, esatto. Adesso non rispondi più perché si è offeso. No, no, è come giocare con la sabbia. Ecco. Bisogna fare attenzione, capisci, con la sabbia. Perché la sabbia, se uno vuole avere la sabbia in mano, la devi tenere così, perché se poi la stringi, la perdi. Va capito? Bene, è come giocare con il pongo. Col pongo, sì, più o meno. Allora, carine queste palline, devo dire. Più o meno la stessa dimensione, ma insomma, olio caldo. Sì, mi raccomando. Tu invece le farai al forno. Comunque ne vengono un bel po', eh? Sì, ne vengono abbastanza per offrirle anche in esatto, famiglia. Oggi posso veramente offrirle a tutta la redazione, ma pure a qualche altro settore, direi. Certo, indubbiamente. Con 300 grammi di farina, ovvio. Eh sì. Uno bella, se ne vuole fare di meno, basta ridurre la metà dei dosaggi e ne fai di meno, eh? Ok, certo. Però a carnevale normalmente si queste vanno e vengono, che è una meraviglia. Guarda che poi tu vedi che appena te ne mangi una tira l'altra. Ne mangerai altre, eh? Sono come le ciliegie. Brava. Vedete, si fanno come degli gnocchi e poi dopo si vanno ad arrotolare e ci si diverte in questo modo. Carinissimo. Allora, qui un'altra pallina. La faccio. Hai visto che neanche si attacca l'impasto sul piano. No, infatti piano non di si attacca non più. Non serve aggiungere farina, non serve assolutamente. No, no, no. Voilà. Volendo, vabbè, dico una cavolata, perché dico una cavolata. Posso anche utilizzare mezzo panetto e il restante congelarlo? Allora, lo puoi fare. Ma chi lo farà mai? Ti ho dato una bella notizia, ti ho dato questa bella notizia. In effetti. Oppure lo puoi tenere in frigo anche fino a due giorni, Fino però a due giorni in frigorifero e poi le rifriggo. C'è la ricotta, ricordatelo. Eh sì, perché oggi manca una collega in particolare, capito? E allora... Dopo... E allora è perfetto. Più per quello. Ma comunque, non basteranno mai. Devo dire che ne vengono un bel numero, Sì, ne vengono un bel numero. Io infatti a volte ne faccio una metà un giorno e l'altra metà un altro giorno. Magari anche per averli più freschi, certo. Perché si mantengono sicuramente pochi giorni, perché ricordati che c'è dell'impasto la ricotta, non è che... Infatti è l'impasto con la ricotta l'unica cosa che magari bisogna fare attenzione. Voilà. Poi mi piacciono molto con questa scorzetta di arancia, devo dire, che ancora si intravede un po'. Sì, 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 si intravede anche quando poi li cuocerai e li aprirai, no? Poi faremo la prova apertura della castagnola. Sì. Almeno io faccio quella del cotta al forno. Volendo si possono sempre fare anche col limone, Federica? Certo, certo. A me piace di più l'effetto dell'arancia, la il sapore dell'arancia. Sì, secondo me è ancora più buono, però sì, volendo sì. Bene, bene. Ok, io i miei già li ho praticamente finiti. Vai, allora io direi, tu procedi pure ad infornare. Sì. Col tuo forno già caldo, io finisco qui e poi vado con la frittura, perché l'olio già lo vedo bello caldo a temperatura. Perfetto. Federico, è inutile che mi fai le macumbe, cioè.
No, no, io tifo per te. Bene. Assolutamente, ma io tifo per te. Sì, sentilo con la bocca piena. Che ti stai a mangiare di là? Di la verità. Non te lo dico. Appunto. Hai capito? Non è roba, non è, non sono roba cose mia. Cucinate da te, no. Non è roba mia. No, non sono cose cucinate da te. Beh. Allora, oggi abbiamo le castagnole per tutta Via Appia. Diciamo. Ok. Sì. Vendita di castagnole alla bancarella. Le potrei vendere quasi quasi. Allora Federica, tu vai in forna pure. Sì, ti vado a infornare. 180 gradi, 10 minuti tu? Gradi, sì. 10-11 minuti, sì. Ok, va bene. Voilà. Ok, e mentre Federica inforna le sue belle castagnole, riassumiamo un po' quello che abbiamo fatto. Siamo partiti da, vediamo se mi ricordo, Federica, tutti i procedimenti, tutti i passaggi. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di prendere una bella ricotta fresca, sgocciolata per tutta la notte. L'abbiamo lavorata con lo zucchero di canna. Poi abbiamo messo o l'aroma all'arancia oppure direttamente il succo d'arancia. Poi abbiamo setacciato per bene la farina un poco alla volta. L'uovo, insieme. Hai dimenticato l'uovo, eh? Brava, mi mancava la parte liquida, abbiamo messo devi un uovo. Devi lavorare questi primi tre ingredienti. I primi tre, esatto. L'uovo, lo zucchero e la ricotta. Tra l'altro, secondo me, va bene anche utilizzare un uovo abbastanza grande, vero? Sì, va benissimo. No, però ovviamente non deve essere enorme. Esagerato. Cioè, insomma, un uovo medio andrà un benissimo. Un uovo medio. Dopodiché che cosa abbiamo fatto? Appunto l'uovo, ecco, mi dimenticavo, la farina setacciata con mezza bustina di lievito, alla fine pure un goccino di liquore, e poi l'abbiamo lavorato per bene a mano, abbiamo creato questo bel panetto, avvolto nella pellicola trasparente e messo a riposare teoricamente per mezz'ora nel frigorifero, almeno una mezz'oretta. Io per accelerare un po' l'ho messo nel freezer. Dopodiché si prende un pezzettino alla volta, si taglia, si fanno come dei bei salsicciotti, come quando si tagliano gli gnocchi, vedete? In questo modo si lavora così e poi dopo lo stesso procedimento con cui si fanno gli gnocchi, si va a tagliare un pezzettino così e poi lo si lavora o sul piano o anche poi dopo, guardate, col palmo delle mani, perché devono venire delle belle palline così. Ok? Allora io procedo con le ultime e poi dopo ci siamo. Olio, parliamo di olio. Che tipo di olio consigli per chi le volesse friggere? Io prediligo l'olio di semi di arachidi. Benissimo. È il migliore tra tutti gli oli. Ok, vediamo un po' se il nostro olio è arrivato a temperatura. Allora sì, ci siamo. L'olio è caldo perché fa le bollicine? Lo stuzzicadenti fa le bollicine, sì. Perfetto, allora puoi andare. Possiamo andare. Questo lo togliamo perché non ci serve. Tu invece la versione di Federica è quella fatta al forno, abbiamo detto. Sì, i miei sono già al forno. Ok, ne metto poco. Quindi alla volta. Mi godo la situazione qui, eh? Sì, praticamente sì. Ne metto poche alla volta, giusto? Sì, non devi metterne troppe, 3-4 alla volta, poi okay. Perché non vedo bene la dimensione della pentola, onestamente. Diciamo che è abbastanza grande. Ah, ok, allora puoi usare qualcuna in più eventualmente, l'importante è che non siano troppe in una volta, ecco, okay, perché okay. La cottura che ci sia un po' omogenea. Di distanziamento. Sì, ma soprattutto per una cottura omogenea, cioè devono proprio cuocere bene nell'olio. Bene. Per quanto riguarda il colore che devono raggiungere, Federica? Devono dorare. Si fa spesso, però non è che le devi fare bruciacchiate, devono venire dorate, appena vedi che sono dorate le puoi togliere. Sì, sì, ma poi io penso giusto qualche minuto, massimo 2 minuti, vero? Sì, certo, bravo. Infatti rispetto alla cottura al forno è diversa la cottura fritta, fatta fritta. Senti, invece al forno che cosa dobbiamo fare? Vanno girate... No,
non vanno girate, la cottura è 10-11 minuti, una volta che le tiriamo via dal forno ci accorgeremo che si saranno, sembrano più chiare, sembrano chiare come quando le abbiamo messe nel forno, in realtà sono state già cucinate e sotto si vedrà proprio la differenza, ora poi ve lo mostro. Mm-hmm. E quindi questo è segno che già sono cotte, se si fanno cucinare di più il rischio è che la morbidezza che ottengono con il fatto che nell'impasto c'è la ricotta, mm-hmm, si viene a perdere, quindi la cottura prolungata non è consigliata. Va bene. Perché dicevo all'inizio della puntata che non bisogna farsi ingannare dal fatto che sono ancora chiare, perché è normalissimo che siano così nella cottura al forno, invece nella cottura fritta no, devono dorare. Devono dorare, infatti, qui una ce n'abbiamo già un po' doratina, Secondo me ci siamo quasi, verranno delle belle castagnole. Bravo, e lì puoi mettere, ti puoi sbizzarrire, le puoi anche intingere nella Nutella se ti piace colpo della golosità. Sì, sì, certo, puoi fare sia la, come ti spiegavo prima, intingerle nel liquore che hai utilizzato per l'impasto e poi passarle nello zucchero semolato, e c'è questa nuova versione delle castagnole che sta andando per la maggiore, diciamo, oppure fare anche un colpo di golosità maggiore e intingerle nella Nutella, sono buonissime comunque. Allora, ne ho due che si sono fidanzate nel frattempo. non fa niente, dai, non ti preoccupare, si staccano poi. Allora guarda, che dici Federica, riesci a vedere? Vediamo, guarda, avvicinati pure, sarà pronta questa qui? Vediamo. No, io così mi sembra ancora chiaretta, eh? Allora la ributto dentro. Un altro minutino, sì. Sì, una sì. Bella forma comunque stanno venendo. Allora, dolci di carnevale, dolci che appunto facciamo in questo periodo. Queste sono le castagnole che Federica ci propone oggi, che di speciale hanno la ricotta direttamente nell'impasto. E poi anche questo tocco agrumato che appunto viene dato sia dalle scorzette delle arance, mamma mia che profumo, delle arance, ma anche dal succo, oppure diciamo così dalla fiala, dall'aroma che potete mettere direttamente nell'impasto. Per friggere, olio di arachidi, olio di semi, mi raccomando l'olio fatelo arrivare a temperatura, dopodiché una volta che saranno dorate le potete anche togliere. Io ne ho fatte un bel po', guarda, proprio gli ultimi 30 secondi, poi secondo me posso iniziare ad andare. Le tue come stanno nel forno? Sì. Ormai siamo quasi alla conclusione, mancano gli ultimi 5 minuti anche loro. Allora, questa è bella doratina, secondo me ci siamo. Sì, e allora quella bella doratina la puoi già prelevare, a togliere, vero? Sì, la metti nella carta, ecco, bravo, carta da forno, carta assorbente, no, bravo, esatto, carta assorbente, sì. Carta assorbente, bene, ok, poi piano piano si procede con la cottura delle altre. Dicevamo che le possiamo lasciare, ecco, vedete, direttamente così, oppure tu mi suggerivi di andarle a mettere in un liquore e poi nello zucchero? Esatto, sì, nello zucchero semolato. Ma già da adesso da calde? No, lasciale un attimino intiepidire, basta che le fai intiepidire un minutino, due minutini, il tempo che proprio non siano proprio bollenti. Tra l'altro, se sono ancora bollenti ti scotti anche a fare questa operazione. Infatti è quello il problema. Quindi non è tanto per il discorso del troppo caldo, è perché ti puoi bruciare tu, ecco. Bene. Comunque ci siamo. Federico, si sente il profumo da te? Mentre mangi, lo so tanto quello che mangi. Sì, Manu, si sente un po' di profumo. È arrivato, si sente un po' di agrumato. Sì. Bene, allora queste le lascio ancora fare per curiosità, lo so che non si dovrebbe, ma vediamo un po'. Sì, sono ora vi faccio vedere anche le mie, perché io ne avevo fatte ieri sera già un pochino, ne avevo fatte qualcuna la sera prima, sì. Quelle le hai fatte sempre al forno? Sempre al forno, sì.
Buoni. Lo sai che nel mio blog le ricette sono salutari. Eh già. Ok. Allora, vediamo anche le tue, va. Ve le mostro. Aspetta che le metto nella ciotolina e ve le mostro. Mm-hmm. Così nel frattempo che tanto cucinano le altre. Sì. Che carine. Tutte belle dorate. Sì. No, ma sono carine veramente. Mm-mm. Sono venute bene. Adesso sono curioso, voglio fare quelle... adesso appena si sfreddano poco, qualcuna la voglio fare imbevuta nel liquore. Sì, così puoi capire quale ti piace di più, eh. Guarda che quelle impregnate nel liquore hanno proprio quella quelle nota, impregnate nel liquore non gliele do a Federico. Si impara. Ecco. Perché? Perché prendi la pizza dagli estranei. Siamo, eh? Allora, vi mostro quelle mie. Vediamo le tue, sì, vediamo pure le tue. Allora, queste invece sono, guardate che meraviglia, di Federica. Chiaramente sembrano fatte con lo stampino, ma lì è semplicemente... Ecco qua, da questa parte, brava. Guardate che meraviglia, ecco. Stupende, devo dire meravigliose. Che cosa hai messo sopra? Un po' di zucchero a velo? Sì, ho messo un po' di zucchero a velo, perché comunque alla fine è giusto per dargli anche questa nota un po' da biscotto, no? Sì. Anche se sono un po' più... Allora, vi mostro anche, visto che queste sono fredde, lo posso fare come sono all'interno, vi Vai. Faccio vedere. Sì. Non sono tanto dorate come vedi, però se guardi qui nel fondo, sì, la cottura c'è. Ok. Sì, è vero. Se tu le apri sono assolutamente bene, cotte. Bene. Allora, Federica, guarda, io ce n'ho una qui cotta a puntino. Faccio quello che mi hai detto tu. La vado a intingere nel liquore. Poi dopo la passo nello zucchero. Eccola qua, così lo raccoglie. E questa qui mi viene, ecco, mi vengono delle castagnole praticamente inzuppate di liquore e di zucchero, versione un pochino più magari per gli adulti, questa facciamo. Certo, ovviamente. Per i più piccoli gliele diamo semplici, magari con un po' di di zucchero a velo come hai fatto tu. Si aggiunge al posto del cucchiaio di liquore, mettiamo un altro cucchiaio in più di succo di arancia. Ah, esatto, possiamo fare così, hai ragione. Magari ai più piccoli le inzuppiamo nel succo d'arancia, perché no? Queste le tolgo che sono fatte. Bene. Le tue in forno? Sono pure pronte, sono pronte. Le sono vado pronte? Sfornando. Ah, ok, sì. Dai, allora ti aspetto, così le vediamo anche le tue. Eccole qua. Vediamo. Fanno un profumo incredibile. Eh sì, ma infatti è questo a me che ha colpito molto, il fatto proprio di questo... di questo buonissimo profumo. Guarda, Manuel, vediamo. Ma che meraviglia. Guardate, queste invece sono al forno. Vedete come vengono belle soffici. Si vede il calore. Non ti bruciare, No, guarda che sono soffici. Belle, molto soffici. Sì, è vero, anche queste qui comunque sono fritte, ma le vedo belle soffici. Federico in regia, vai con i voti. Parti da Federica. Federica, ecco, già solo perché l'ha mangiata e mi ha fatto vedere il viso quando l'ha mangiata, già gli do 9. Hai già capito, sì, insomma. Sì, ecco. Già gli do 9 perché già ho capito. Le due, io aspetterei di assaggiarle, però... Sì, però dai, sei stato bravo. Sono carine. Senti, sì, ma sei stato bravo. Secondo te, tu come le preferisci, fritte o al forno? Ma io fritte, guarda. Fritte, ok. Sì. Senti, poi per concludere, inzuppate di imbevute di liquore o no? Imbevute di liquore. Sì. Bene. Allora, non me ne sono dimenticato, ma noi oggi avevamo un disegno meraviglioso ancora da mandare. Allora, facciamo così. Intanto che le ultime qui si scaldano, io direi disegno del giorno.
E voilà, è questo bellissimo sole, guardate che meraviglia, il sole di cui abbiamo bisogno, ce lo manda Francesco da Roma. Un bellissimo sole con tanti raggi, guardate, con tutti i raggi proprio fitti 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 in un bellissimo cielo azzurro. Che dire, grazie mille come sempre, io vi ricordo che potete inviarci i vostri disegni sulla nostra pagina Instagram o Facebook Cusano Italia TV. Federica? Mi. È stato un vero piacere oggi preparare con te queste castagnole, poi è la prima volta che noi cuciniamo insieme. È vero, hai ragione, ma infatti è stato un piacere anche per me, mi sono divertita tantissimo. Allora, io mi sono molto divertito, direi che ne assaggio pure una io qua con il liquore adesso, va. E vado, vediamo un po' com'è venuta. Io da Premesso che è ancora caldina. Mi sente chiaramente il sapore del liquore. Mi piace molto le scorzette di arancia. Mi piacciono. Buona. Buonissimo. Meravigliosa. Con chi condividerai oggi questa ricetta? Guarda, sicuramente con mio marito. Voilà. In primis. E poi penso che qualcosa la darò anche in famiglia, ovvio, perché ne abbiamo un po' in abbondanza. Ne avete fatto un bel po', fra quelle che ti eri già preparate e quelle che hai fatto con me. Bene, bravo, bene, bene. Federica, grazie mille, ci vediamo prossimamente con un'altra ricetta. Che vuoi fare la prossima volta? Mi piacerebbe, visto che sei bravo a impastare, ti vorrei far fare dei cracker, chi lo sa? Sì? Crackers? Se ti piace l'idea, sì, si potrebbe molto fare. Volentieri, dai, intanto questa è super ottima, approvata. Federica, grazie mille. Correggiti. Grazie a voi, grazie a tutti e buona giornata. Ciao, ci vediamo presto, grazie ancora a Federica Ferrata, che trovate su Instagram come Federica la cucina di Fe. Io vi ringrazio anche oggi per averci scelto qui piano piano, adesso controllo, la mia puntata diciamo non finisce qui perché ho ancora queste da friggere, non è che le possiamo buttare, saranno contenti i miei colleghi. Da Manuel Bartolini un grazie per averci scelto anche oggi, noi ci vediamo quando volete, se volete, ore 11:30, minuto più, minuto meno, ma sempre qui, sempre insieme, sempre sulla 2, 6, 4. Ciao ciao!